Venerdì 13 si è tenuto il decimo anniversario della Casa di Caula, una biblioteca nata in seguito alla pubblicazione di una lettera scritta dalla 12enne Caula. Era il 1998 e la bambina chiedeva un posto dove studiare e socializzare. Dopo 10 lunghi anni, nel 2008 il suo sogno è diventato realtà. Come nasce da una lettera una biblioteca? Qual è stato il processo di questa Casa di Caula? Una specie di piccolo miracolo che non ci siamo spiegati, nel senso che di solito queste cose sono molto difficili e complicate. È stato difficile e complicato, però esserci arrivati è stata una grande soddisfazione, anche perché se uno va a rileggere la lettera, in particolare l'articolo che uscì sull'Unità, in realtà c'è solo un piccolo accenno che Caula fa al fatto di non avere un posto in cui studiare. Da questo piccolo accenno, proprio una riga, il comune di Bologna, in particolare il quartiere Navile, prese lo spunto di fare nascere una biblioteca. Quindi insomma fu un'intuizione che è veramente geniale secondo me, proprio perché è nata da una cosa piccolissima. Chi frequenta la biblioteca, la Casa di Caula? Chi è la utenza principale qua? Dunque, sono senz'altro le scolaresche, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze dall'asilo nido fino alle scuole superiori, perché una delle caratteristiche di questa biblioteca è quella di poter offrire una proposta proprio alle scuole, una proposta che sia senz'altro di promozione della lettura. Poi c'è un'utenza invece classica comunque delle biblioteche di quartiere, che è l'utenza che viene qui a studiare, che viene qui perché c'è internet, c'è il wifi, e poi c'è un'utenza di origine straniera, che è l'utenza che partecipa a tutte queste attività che ho detto, ma oltre a queste partecipa, non so, per esempio ai corsi di italiano, oppure a un gruppo di lettura che è organizzato da un'associazione che si chiama Refugees Welcome. È un gruppo di lettura che, non so, l'anno scorso ha letto alcuni brani della Costituzione, quest'anno ha letto alcuni brani di libri invece più divertenti, oppure ci saranno adesso dei laboratori dell'associazione Nassim che organizza delle attività perché queste persone straniere possano imparare a orientarsi in un paese che non è il loro, in una lingua che non è la loro. Da sei arrivata in Italia? Sono arrivata in Italia appena sono nata, dopodiché all'età di 6 anni sono dovuta ritornare in Marocco perché non parlavo più la mia lingua di origine. Sono stata 3 anni e dopodiché sono ritornata in Italia, che ne avevano sui 9. Sono tornata a fare la quinta elementare e da lì poi fino a 2 anni fa sono stata sempre in Italia. Cosa ti ha spinta a scrivere quella lettera? È stato semplicemente uno sfogo, un qualcosa per catturare semplicemente un po' l'attenzione. Non era intenzionato ovviamente ad arrivare a ciò che è arrivato oggi. Quindi è stata una cosa, diciamo, del degrado, della situazione dove vivevamo, perché nei palazzi all'epoca abitavo in via Stalingrado ed era, diciamo, una situazione un po' difficile perché le case erano molto piccole, non c'era spazio per studiare, non c'erano luoghi adatti ai bambini, avevamo vicino la manifattura tabacchi, quindi era anche impossibile andare fuori, diciamo, sostanzialmente a stare con i bambini, quindi dovevamo sempre stare rinchiusi in casa. Un giorno dopo la scuola ho fatto praticamente questo dopo scuola per 2 ore e c'era una volontaria che mi aiutò appunto a scrivere questa lettera, mi ricordo ancora benissimo il suo nome, Tina Mucci, e mi disse: guarda, che ne dici se la mandiamo al giornale, diciamo, locale. Ho detto va bene, solo che dopo una settimana l'abbiamo ritrovata praticamente ovunque, era in prima pagina più o meno su tutti i giornali nazionali d'Italia. E che è successo dopo che la lettera è stata pubblicata sui giornali? Mi ricordo da quando ho scritto quella lettera lì che dopo una settimana penso siano arrivati tutti i giornalisti a casa, fotografie, domande, dopodiché hanno detto che il comune di Bologna ha preso un progetto per fare appunto uno spazio dedicato ai bambini e che faranno questa biblioteca,
però poi ci sono voluti più o meno 10 anni per farla, quindi io praticamente non ne ho usufruito, però ci sono altre persone che oggi ne usufruiscono. E che impatto ha avuto sulla tua vita e sul tuo futuro che hanno realizzato il tuo sogno? A livello personale tantissime volte non ci credo neanche, perché dico ma com'è possibile già da un pezzo di carta ritrovarsi in tutto questo. Poi vabbè, appunto perché ci sono stati diciamo 10 anni di pausa, quindi ci sono stati praticamente a 22 anni c'è stata l'inaugurazione più o meno, quindi era passato già tanto tempo e sicuramente l'impatto forse oggi di più lo sento rispetto a una volta, perché adesso come adesso la biblioteca si conosce molto di più, si conosce la storia di Caula, quindi diciamo che è un po' più, molto più emozionante.